Queste immagini risalgono agli anni 20 e mostrano Houdini, il grande mago delle evasioni, in uno dei numeri che ne hanno fatto un mito. Legato, incatenato e gettato in acqua, affiorerà dopo pochi secondi, salvo. Sono alcuni fotogrammi di un film trovato appena poche settimane fa e che oggi Domenica In mostrerà in esclusiva, più tardi. Houdini com'era e non soltanto come ci è stato raccontato. A 60 anni dalla morte di Houdini nel numero della pagoda cinese, il suo emulo italiano Aldin ripeterà la sua performance allo Studio 1, accanto a quello dove sta per andare in onda il 32esimo numero di Domenica In, rotocalco della Domenica. Alle 19.34, infine, un film inedito sul grande Houdini e in studio, in diretta, il numero della pagoda cinese che costò la vita al mago, che verrà ripetuto a tempo di record da Aldin. Il 31 ottobre del 1926, sfidato da alcuni fans, forse troppo fanatici, che erano presenti ad assistere allo spettacolo, il mago Houdini tentava un numero che faceva molto raramente perché era un numero molto pericoloso, era il numero della pagoda cinese. Un numero che lui cercava di fare riducendo sempre di più il tempo di immersione in questa vasca che conteneva oltre 1000 litri d'acqua. Ma purtroppo quella sera del 31 ottobre del 1926 Houdini non ce la fece, fu estratto dalla vasca dai suoi assistenti in condizioni molto gravi, portato all'ospedale, morì. Poi fu trovata una pagina nel diario, ce ne parlò qualche settimana fa Domenica In, il mago Aldin, in cui diceva che uno dei suoi sogni era rappresentato dal tentativo di raggiungere questo record, di uscire da quella vasca per un minuto. Domenica In ha ritrovato le immagini in esclusiva, è la prima volta che vengono mostrate al mondo, queste vecchie immagini di Houdini che risalgono appunto agli anni 20, un documento che vi proponiamo. Era un uomo con straordinarie doti di coraggio, è stato uno dei primi grandi piloti dell'aviazione ai suoi albori e vinse una coppa molto importante in una gara in Australia. Vedremo dopo, non so se sia stato montato o meno, un numero di altissima acrobazia in cui Houdini riusciva a passare da un aereo all'altro e vedete come erano estremamente pericolosi. Primitivi questi primi aerei degli anni 20. Aldin è notissimo per tutti i suoi esercizi, le sue performance di evasione, era capace di liberarsi da qualunque nodo, da qualunque catena, da qualunque manetta e più volte fece delle prove proprio con l'assistenza di poliziotti autentici. Qui vedete questo numero incredibile in cui Houdini esce dalla carlinga dell'aereo, percorre qualche metro sull'ala, si appende ad una corda e poi, senza nessuna rete di sicurezza, riuscirà a passare sul biplano che è sotto di lui. Sono immagini che sono state trovate appena 20 giorni fa, il museo di Houdini, per chi non lo sapesse, è alle cascate del Niagara, aveva molti documenti su Houdini, ma non questo che è stato trovato solo recentemente. E qui vedete un altro esercizio di Houdini. È morto giovane, proprio con l'esercizio della pagoda cinese, qui lo vedete appeso ad una corda, anche qui senza nessuna rete di sicurezza, mentre riesce a liberarsi nel vuoto, sospeso a circa 20 metri d'altezza, di una cintura, di una camicia di forza, legato e incatenato. Pochi secondi, vedete, sotto gli occhi di tutti, veramente in diretta, senza nessun trucco possibile, Houdini riusciva a liberarsi di qualunque legame, di qualunque catena, di qualunque manetta gli avessero applicato. Questo era Houdini e questo è il documento che abbiamo voluto presentare al pubblico di Domenica In. Qui vedete ancora il mago mentre fa un esercizio notissimo che è quello appunto di essere lanciato, di essere gettato, completamente incatenato, bacia la moglie per dare ancora un attimo di suspense ed ecco le catene e le corde che affiorano e Houdini salvo. Dopo Houdini, dopo il grande Houdini, il grande Aldin che è qui nello studio accanto allo studio 2, allo studio 1, io passerei subito la linea allo studio 1 dove
abbiamo preparato per questa performance La pagoda cinese, il numero di Houdini. Mi sposto dallo studio 2 allo studio 1. Abbiamo voluto porre il grande cilindro d'acqua che contiene 500 litri per sicurezza verso il pubblico nello studio accanto. Sto percorrendo gli ultimi passi ed eccoci qui allo studio 1, dove Aldin, lo vedete, viene prima ingabbiato, tenterà di battere il record del grande Houdini, che riusciva a fare questo esercizio in appena 3 minuti. Non voglio fare nessuna domanda ad Aldin, è un momento di grande tensione. La gabbia viene chiusa con una botola che adesso verrà saldata. Aldin è stato incatenato, abbiamo verificato la catena che ne avvolge i polsi. Adesso vedete il momento della saldatura. In teoria Aldin non può uscire da questa botola che adesso gli assistenti rovesceranno. Prima alzeranno e poi rovesceranno completamente. Il mago Aldin sarà immerso a testa in giù in questo cilindro d'acqua che riproduce esattamente l'esercizio del grande Houdini. Sono momenti di grande tensione. Adesso la gabbia viene sollevata lentamente. Aldin è stato protagonista di altri numeri eccezionali per Domenica Inn. Adesso la gabbia viene posta sopra il cilindro. Aldin si fermerà qualche istante per fare un esercizio di ventilazione, di iperventilazione. Un momento di attenzione. Adesso verrà calato lentamente nel cilindro d'acqua. Sarà lui stesso a dare un segnale. Può resistere in apnea 3 minuti. Dal momento in cui viene posta sopra il cilindro la grande copertura rossa, c'è 1 minuto e mezzo per Aldin per battere il grande record di Houdini. Sono già però passati 25 secondi. Può resistere a 3 minuti di apnea. Da questo momento diamo il trascorrere dei secondi. 5 secondi. 10 secondi. 15 secondi. 20 secondi. 25 secondi. Sono momenti di suspense anche per noi. 30 secondi. 35 secondi, controlliamo come sta Aldin. Dice che sta bene, si sta liberando delle manette. Abbassare. 40 secondi. 45 secondi. 50 secondi. 55 secondi. 1 minuto, è immerso in 500 litri d'acqua. In una gabbia che è stata sigillata con la fiamma ossidrica. 1 minuto e 10 secondi. 1 minuto e 15 secondi. 1 minuto e 20 secondi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aldin! Thank you.
Grande performance di Aldin, che è riuscito a liberarsi. La gabbia è ancora sigillata. Aldin, you're standing coming from the top to get a brand new freedom.